Forse il nome Erasmo da Narni non vi ricorda niente, ma forse se vi mostriamo il monumento in suo onore, allora le cose cambiano. Infatti, noto come il Gattamelata, questo condottiero è oggetto di una colossale statua di Donatello, che ancora oggi domina il centro di Padova. La statua equestre del Gattamelata viene commissionata a Donatello subito dopo la morte dell'uomo, avvenuta nel 1443. A volere questa imponente scultura, pensata come un cenotafio, sono stati i suoi discendenti. La sua collocazione nella Piazza del Santo non è un caso. Questa un tempo era una zona cimiteriale. Il complesso scultoreo è formato da un uomo a cavallo, che avanza con il viso scoperto. Esso è stato realizzato in bronzo, con la tecnica della cera persa. Con i suoi 3,40 m di altezza, è la prima statua equestre di così grandi dimensioni dai tempi antichi. E antichi sono i modelli di riferimento. Donatello si ispira alla famosa statua a cavallo di Marco Aurelio e alla quadriga di San Marco, ma reinterpretandoli secondo il proprio tempo. Per esempio, il capitano di Ventura viene fatto cavalcare con sella e staffe, non usati dai romani. Ma soprattutto, Donatello, come fa in tutte le sue opere, caratterizza l'uomo psicologicamente e con il suo consueto realismo, in modo da far trasmettere al volto dell'eroe gli ideali del Rinascimento ancora in embrione, lo spirito di riflessione e la saggezza. Il Gattamelata, così come i David di Donatello e Michelangelo, sono eroi che vincono con la forza della ragione. Per equilibrare i pesi di questa maestosa opera, lo scultore ha usato come accorgimento la sfera su cui il cavallo poggia la zampa, interpretabile anche come palla di cannone. Sapete che le pose dei cavalli nelle statue equestri non sono casuali, ma simboliche. Quando un cavallo ha la zampa alzata, come in questo caso, significa che l'uomo in sella è morto in battaglia.